comune di Prato è uno dei comuni che ha collaborato alla realizzazione del progetto Urbes 2015. Parliamo con la dottoressa Esther Macri, che si occupa appunto di statistica all'ufficio di Prato, e ci racconta qual è stata l'esperienza del comune. Il comune di Prato ha contribuito alla realizzazione del rapporto 2015 e in particolare ha preso il progetto Urbes in maniera un po' particolare, ha tentato di collegarlo agli obiettivi della giunta comunale, quindi abbiamo preso tutti i domini di Urbes e li abbiamo riportati agli obiettivi strategici della giunta comunale, proprio per far capire alla giunta che questo strumento può essere utile anche per l'amministrazione. Prevedete fasi successive di collaborazione? Sì, adesso siamo in una fase di stallo, perché il progetto sta aspettando che ci siano i dati nuovi. Sicuramente nel momento in cui ci saranno dati nuovi potremo aggiornare anche la giunta di come sono andati gli indicatori in questo tempo e riprendere questa discussione. Un particolare approfondimento che abbiamo fatto sull'indice di deprivazione a livello di sezione di censimento è stato poi interessante per la giunta comunale, anche per sviluppare delle azioni progettuali e anche per la richiesta di finanziamenti per alcune aree a disagio.